Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aaron e Gianina. E oggi andiamo a vedere insieme come si preparano i deliziosi biscotti ripieni di nocciolata guarniti con mandorle tostate. Queste delizie sono facilissime e velocissime da preparare, poi sono di una golosità assoluta, veramente fantastici. Oggi andiamo a vedere insieme come li si preparano. Per questa deliziosa ricetta ci serviranno 250 g di farina 00, 100 g di burro, 80 g di zucchero semolato, un uovo, la buccia di un limone, un pizzico di sale. Per prima cosa versiamo farina e burro dentro il mixer, poi li mischiamo finché non diventeranno una pasta di consistenza sabbiosa. Giunti a questa consistenza, non ci rimane altro che aggiungere tutti gli altri ingredienti, partendo dallo zucchero, poi all'uovo, la scorza di limone, e il sale. Mescoliamo per bene tutti gli ingredienti finché non diventeranno un impasto di consistenza omogenea. Abbiamo trasferito il nostro impasto sul piano di lavoro e ora non ci rimane altro che modellarlo molto lievemente con le punte delle dita fino a formare un rettangolo, per poi coprirlo con pellicola alimentare trasparente e lasciarlo riposare in frigo per circa mezz'oretta. Abbiamo appena tirato fuori dal frigo il nostro impasto, ora lo togliamo dalla pellicola, spolveriamo il nostro banco di lavoro con un pochino di farina, ci adagiamo sopra l'impasto, poi aiutandoci con un mattarello stendiamo una sfoglia di grandezza 5 mm, mettiamo anche un pochino sopra così non si attacca. Finito di stendere il nostro impasto non ci rimane altro che creare dei dischetti finché lo finiamo tutto. Come potete vedere abbiamo trasferito metà dei nostri biscotti su una leccarda con carta da forno e metà li abbiamo messi sul nostro banco di lavoro. A questo punto non ci rimane altro che prendere delle formine, noi abbiamo utilizzato dei numeri, pressare un pochino. Poi togliere il numero che si è formato nel nostro caso e otteniamo dei biscotti con il buco perfetto. Continuiamo così finché non li finiamo tutti. Mentre i nostri biscotti stanno cuocendo ci occupiamo del loro ripieno e per esso ci serviranno 150 g di nocciolata e 100 g di mandorle tostate tritate. Bene ragazzi, quando i nostri biscotti saranno ben freddi ci aggiungeremo la nocciolata. Deve straripare addirittura dai bordi, quindi dobbiamo essere proprio abbondanti. Fatto ciò prendiamo un numero a nostra scelta, nel nostro caso lo 0. Poi se vediamo che lungo i bordi c'è poca cioccolata ne aggiungiamo un pochino. Non troppa mi raccomando. Per poi passare tutti i bordi nelle nostre mandorle tritate. Bene, bene. Ed ecco qua i nostri numeri. Continuiamo così finché non li finiamo tutti. Ma guardate come sono venuti bene i nostri biscottini! Bene ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo anche che sia e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi, mi raccomando, attivate la campanella e passate uno splendido anno nuovo.